Nuovamente dietro la macchina gli allievi per questa prima corsa ovviamente non corrono Bagarre e Brios caduti nella prima edizione e quindi sono rimasti in sei. Uno Demon Bar, 3 Racchia KBD, 4 Blue Moon, 5 Bodyguard d'Oro, in seconda fila 7 Arcobalene, 8 Bohème Joyeuse. Stacco della macchina, veloce Blue Moon che prende il comando come nella prima edizione, all'esterno è bodyguard d'oro, ricordiamo con Lorenzo Muscolini al posto di Savarese, che però rimane all'esterno in seconda posizione, Demon Bar davanti a Arcobaleno, poi Bohème Joyeuse, intanto 14-9 per i primi 200 metri, con Blue Moon e Alberto Zanca che guidano, intanto. C'è un cavallo in terza ruota che è stato anticipato da Arcobaleno, corsa molto caotica, nonostante siano soltanto in 5. Intanto, 400 metri in 29,8, con sempre in vantaggio Blue Moon davanti a Demon Bar, 600 metri in 45 appena abbondante. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Con il numero 4, Blue Moon, che conduce su Demon Bar, intanto prima si mette D'Ambio, poi numero rompe 7, il 7, arcobaleno, arcobaleno, squalificato, Ambio. Giro intanto in un minuto appena abbondante, sempre Demon Bar secondo alla corda, dietro a Blue Moon, poi il 5 di Bodyguard Oro e l'8 di Bohème Joyeuse. Quartetto Oran in fila indiana, chilometri in 1-16-1, retta di là, sempre in vantaggio Blumun Alberto Zanca, De Bar che lo fila, poi Bodi Gardoro e Bohem Joyos che prova a spostare dalla coda, siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di là, passata dalla figlia di Ganymede, in 15 secco ultima curva, sembra un bai una cosa fra i primi due al comando Blue Moon dietro Demon Bar che sposta al suo esterno, siamo a 200 metri dalla conclusione. Ultima curva passata in 14-9 retta d'arrivo attacca Demon Bar, cerca di difenderci. Blue Moon arrivo fra i due con Blue Moon che cerca di difenderci, ma demon bar alla fine ci prova. e Arrivano simultaneamente sul palo. Bellissimo arrivo tra Alberto Zanche e Daniele De Muro, cerchiamo di rivedere perché non ci sbilanciamo, i due sono vicinissimi, cerca di difendersi, Blue Moon attacca De Mombar, rivediamo. La sensazione è che Blue Moon abbia conservato qualcosa, De Mombar ci prova fino all'ultimo e sul palo se proprio dovessi sbilanciarmi è ancora Blue Moon che difende. Pochissimo, ma porta a casa la vittoria. Blue Moon Alberto Zanca alla prima di Cesena. Ricordiamo che sono caduti nella prima edizione Bagare e Brios. Adesso attendiamo di sapere le condizioni di Luca Tarucchi e Lorenzo Talpo, ma si sono entrambi rialzati. E I due cavalli, dopo qualche giro di galoppo, anche loro sono stati ripresi senza nessuna conseguenza.